incontra il crocifisso risorto, poi personalmente deve decidersi per Cristo, con Cristo e in Cristo alla vita nuova, che viene da Cristo, come frutto dell'incontro con Lui, dell'accoglienza di Lui. Se no, si può venire per 80 anni, 90 anni, a scaldare il banco, anche tutti i giorni, senza mai incontrare Gesù. Mai. Siamo venuti al supermercato del sacro, ma non abbiamo mai incontrato il Signore. E così passano gli anni e io vizioso ero e vizioso resto. Passano gli anni, cattivo ero e cattivo resto. Sparrava e continuo a sparrare, rubavo e continuo a rubare, tradivo e continuo a tradire. Perché? Perché nel supermercato del sacro non è in vendita una nuova vita, mentre nell'incontro con Cristo la nuova vita ti è donata gratis, gratuitamente, nell'incontro con Gesù, il quale ti dice: figlio mio, figlia mia, se vuoi io ho per te una vita nuova, una vita diversa. Dipende poi da noi, ecco l'assenso personale. Dipende da noi prendere sul serio l'offerta che Gesù ci fa, la proposta. Se io la prendo sul serio, allora comincia il cammino di conversione. E c'è in noi la novità della vita in Cristo e nella Chiesa, che è la grande famiglia del Crocifisso Risorto, nella quale noi entriamo con il battesimo, viviamo e cresciamo attraverso i sacramenti della fede, la preghiera della comunità, il cammino spirituale della comunità, ecco lo studio, l'approfondimento, che diventa poi miele, diventa dolcezza per noi. È bello parlare delle cose di Dio per chi ha incontrato Gesù Cristo e si è incamminato in questo cammino di vita nuova. E allora, ecco, volevo questa sera partire da questa nota che mi è stata rivolta da diversi, a voce, per iscritto, dicendo: è bello ascoltare tutte queste cose, stiamo imparando tante cose che in tanti anni non avevamo avuto modo di sentire, né ci siamo messi a studiare per conoscerle. Ed è vero, non fermiamoci però all'ottavario. A fine mese, con l'ultimo giovedì di settembre, il 28, cominciamo, riprendiamo per il terzo anno consecutivo il cammino Credere. Sono le catechesi che ogni 15 giorni il parroco offre a tutta la comunità. Ogni 15 giorni, una volta alla settimana, poi c'è l'adorazione, la settimana seguente, si può spegnere la televisione? Che dite? Si può spegnere una volta alla settimana. E anziché alle 21 stare alloccati davanti il televisore a farsi sciacquare il cervello e incattivire l'animo da tutte quelle porcherie che combinano là dentro, forse si può spendere una sera alla settimana in maniera più fruttuosa ed evangelica e cristiana, e venire un giovedì all'adorazione, il giovedì seguente alla catechesi parrocchiale, e camminare insieme con la comunità, continuando a gustare come buono, come dolce, stare con il Signore, stare con i fratelli nel nome del Signore. Si tratta solo di buona volontà. Chiudo questa introduzione, ma volevo farla proprio quasi alla fine del nostro percorso per incentivarvi a continuare la formazione, che è importantissima in un tempo di grandi confusioni come quello che stiamo vivendo. Il penultimo step, il penultimo passaggio del nostro percorso
questa sera ci fa dire con la preghiera della Salve Regina a lei, a Maria, nostra madre, Regina e Madre di Misericordia, ci fa dire: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Anche qui quello che questa sera ci diciamo riprende un po' quello che nelle sere precedenti abbiamo avuto modo di mettere a fuoco, di lumeggiare. Noi ci siamo rivolti a Maria con questa preghiera. Lo abbiamo sentito, lo abbiamo visto. A te abbiamo detto: ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Ora, perché siamo venuti a te? Perché bussiamo al tuo cuore? Perché cerchiamo rifugio tra le tue braccia, come i bambini quando sanno di avere combinato qualche barachella, no? Qualche birbanteria, a volte anche qualche piccola cattiveria, perché pure i bambini a volte sanno essere un pochino cattivelli, no? Cosa facciamo quando sappiamo di averla combinata e temiamo qualche punizione, qualche ritorsione, qualche conseguenza? Cerchiamo rifugio laddove ci sentiamo più protetti, più sicuri. E da bambini le braccia più sicure dove andarsi a rifugiare sono state sempre quelle della mamma, sempre. E allora noi a lei siamo andati con questa preghiera in questi giorni, a lei siamo andati e le abbiamo detto: a te ricorriamo, a te sospiriamo. Cosa gli chiediamo? Correndo tra le sue braccia, gli chiediamo: rivolgi a noi gli occhi tuoi, pieni di misericordia. In che senso gli occhi di Maria sono pieni di misericordia? Gli occhi di Maria sono pieni di misericordia nel senso che Maria ha contemplato il Dio di ogni misericordia. E i suoi occhi, che sono trasparenza della luce divina, lasciano appunto trasverberare su di noi, sull'umanità intera che a lei si rivolge, quella luce divina. Sono più di uno specchio, badate bene, più di uno specchio, perché lo specchio semplicemente rifrange ciò che si proietta su di esso. Gli occhi di Maria non sono solo lo specchio della misericordia di Dio, non semplicemente uno specchio, ma gli occhi di Maria trasverberano, cioè lasciano trapassare, lasciano passare attraverso i suoi occhi la misericordia che in lei ha preso forma umana, la misericordia incarnata che è il Figlio di Dio fatto uomo, attraverso i suoi occhi la misericordia tracima e si riversa sull'umanità esule, gemente e piangente. Come negli ultimi decenni, a volte veramente, a volte un po' in maniera truffaldina, è accaduto in giro per il mondo, laddove qualche statuetta della Madonna, qualche quadro della Madonna, in Sicilia ne abbiamo uno che è stato certificato dalla Santa Sede, approvato, riconosciuto a Siracusa, da quelle statuette, da quei quadri è tracimata, sono tracimate le lacrime di Maria. È fuoriuscito in alcuni di questi episodi del sangue di Maria. Bene, dagli occhi di Maria ciò che tracima, che siano lacrime o che sia sangue,
e la misericordia di Dio. Ecco perché Ermanno di Rischenau, prima ancora che accadessero questi fatti, già dentro la sua testa e il suo cuore c'era la consapevolezza che dagli occhi di Maria, che hanno contemplato il mistero d'amore misericordioso di Dio, e dal ventre di Maria, che ha accolto il Verbo eterno della vita, la misericordia incarnata, potesse tracimare un fiume di misericordia, dentro il quale l'umanità intera potesse essere lavata, purificata, rivitalizzata, perché la misericordia ottiene vita nuova all'umanità ferita e piagata dal peccato, dal male, dall'odio, dalla cattiveria, dalla violenza e via discorrendo. Ecco perché noi andiamo a lei e le diciamo: rivolgi a noi i tuoi occhi pieni di misericordia, perché se tu ci guardi, se tu orienti i tuoi occhi su di noi, noi veniamo inondati, sperimentiamo la grazia che si riversa su di noi, la grazia che è perdono, che è vita nuova, grazia di vita nuova, dagli occhi di Maria, dal suo sguardo. Noi lo diciamo anche nelle nostre cose molto umane, no? Diciamo che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Diciamo anche che gli occhi non mentono. Ogni tanto mi è capitato di dirlo, ma lo ridico. Diffidate sempre da chi quando vi parla non vi guarda mai negli occhi. Diffidate sempre, è fasullo. C'ha qualcosa dentro che cova, non è sincero. Quando noi diciamo a Maria, rivolgi a noi i tuoi occhi pieni di misericordia, che cosa le stiamo dicendo? Maria, dall'abbondanza di Spirito Santo e di grazia, tu che sei la Checaritomene, così l'aveva chiamata l'Arcangelo Gabriele, vi ricordate l'anno scorso quando meditavamo sull'Ave Maria? Tu che sei la Sammarata, ve lo ricordate? Vedi che bello il siciliano. Tu che sei la Sammarata dalla grazia di Dio, tu che sei tutta intrisa, inzuppata di grazia di Dio, oh Maria, fa sì che tutto questo che c'hai dentro, grazia, misericordia, vita nuova, Spirito Santo, esca dai tuoi occhi e raggiunga noi. Rivolgi a noi i tuoi occhi pieni di misericordia. E perché? Per riversare su di noi tutto questo, per renderci partecipi di tutto questo, perché noi abbiamo bisogno. Noi siamo esuli figli di Eva, noi siamo gementi e piangenti, noi siamo gravati da tante contraddizioni, noi siamo appesantiti da tante cattive cose che a volte rendono il nostro cammino triste, doloroso. Se tu volgi a noi i tuoi occhi, dai quali tracima la misericordia di Dio, dai quali si riversa su di noi un fiume di grazie e di benedizioni, allora noi sperimentiamo la leggerezza di una vita sgravata dal peso del peccato, purificata da tutte le sozzure, le brutture, le cattiverie che sopra di noi si incrostano col passare del tempo. E più noi tardiamo a riconoscere che abbiamo questa necessità, la necessità di essere perdonati, riconciliati, più i peccati che commettiamo ci rendono, ci pietrificano. Avete presente quando qualcuno, per condizione di indigenza, di miseria, di povertà,
non si lava per tanto tempo, al di là che si sente a distanza. Il corpo di quella persona è davvero irrigidito dalla lordura, dalla sporcizia. Se noi nel cammino del nostro discepolato di Gesù, alla sequela di Gesù, non attingiamo costantemente alla grazia del perdono di Dio, non ricorriamo a lei e le diciamo: versa dai tuoi occhi su di me la misericordia di Dio, noi facciamo quella fine, diventiamo impresentabili, diventiamo figli sporchi, luridi, puzzolenti. E siccome tutto questo riguarda la nostra vita spirituale, molte volte noi ci trascuriamo. Vabbè, poi mi confesso, passo un mese, ne passano due, tre, un anno, due anni, poi mi confesso, che ci poi sì, tanto, o Signore usate, ma c'è bisogno, no, mi metto sotto una croce, io e lui, lui e io, e ci trascuriamo, e il fetore dei nostri peccati, la putrescenza delle nostre cattiverie, delle malignità, delle violenze, degli odi, delle ripicchie, dei risentimenti, delle invidie, dell'ira, della impudicizia, dentro di noi macera, macera, e la nostra vita spirituale viene compromessa. Dove dobbiamo andare? Di fronte a questa condizione alla quale, nella quale rischiamo di ritrovarci un po' tutti, dove dobbiamo andare? A te ricorriamo, a te sospiriamo, da te veniamo, mamma, veniamo da te. E tu, come quando eravamo piccolini noi e ingrasciavamo strade e strade, perché una volta i bambini giocavamo in mezzo alla strada, e che era bello, tornavamo a casa ingrasciati, polverati, infangati, sudati, con le ginocchia sbucciate, eccetera, ma tornavamo felici. Oggi stanno tutto il giorno chiuso in casa davanti a un televisore, un computer, una PlayStation, un Xbox, eccetera, e i ragazzini rischiano di essere rachitici, intristiti, scontenti, chiusi, loro e il giocattolino lì davanti, tu, 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 tu. E hanno perso i contatti con il mondo reale, vivono in un altro pianeta. Allora noi tornavamo a casa sudati, a volte ne pigliavamo allignate, tomboluna, pugni, cose, tornavamo a casa con un occhio nero, un ginocchio graffiato, e la mamma che faceva? Vede cagate in filo rinciava a scobagno. È vero? A bagnina, vabbè insomma. Io sono vissuto negli anni 70, la mia piccola, cioè, un bagno l'avevamo a casa, almeno questo l'avevamo. E cagate in filo rinciava a scobagno, cioè, ogni tanto la mamma diceva: con tutti il robo posso infilare dentro un bagno, no? Per come eravamo conciati. Beh, vedete, anche questa immagine così bella, nostalgica, familiare, no? Serve a farci capire il rapporto che dobbiamo avere con lei. Corriamo da lei. Sì, la vita ci ha fatto imbrattare in mille modi. Ci siamo sporcati, i peccati, le cose che abbiamo fatto, eccetera, sì. Abbiamo le ginocchia sbucciate, abbiamo qualche livido, qualche... Corriamo da lei. La prima cosa da fare, corriamo da lei. A te ricorriamo, a te sospiriamo. E tu che fai, madre nostra? Che fai? Dai tuoi occhi tracimanti di misericordia e di grazia, ci lavi.
ci guarisci, ci rigeneri, ci riporti a tuo figlio Gesù. Che meraviglia! Quale grande dono ci ha fatto il Signore con questa madre, Maria, la sua, che è anche nostra.